senza tagli, senza niente. Ciao a tutti ragazzi, piccolo videino oggi perché sostanzialmente non sapevo cosa fare. Qui di fianco a me c'è Niki, che però non si vuole far vedere perché è tutta spettinata. Almeno saluta. Allunga una mano. Dai, che sennò poi non ci credono che c'è la fidanzata. Quest'oggi volevo farvi vedere un pacco che mi è arrivato da Amazon. Sta ridendo perché prima ha detto: mettilo un po' più basso, mettilo un po' più alto perché non ti si vede il pacco. Vi immaginate i doppi sensi che non sono venuti fuori, ovviamente. Così sia. Con i miei assassini sullo sfondo, oggi volevo farvi vedere un pacco arrivatomi da Amazon. Va bene, non dico più pacco. Niente, ride per la parola pacco. Pacco. E ride, giustamente. Volevo farvi vedere questi oggetti che mi sono arrivati da Amazon, di un franchise che ho scoperto solamente di recente, ovvero My Hero Academia. Ho visto tutte e tre le stagioni su Vid e mi sono detto: perché non provare i prodotti legati a questo merchandising? No, non comprerò i Funko Pop dedicati a My Hero Academia. Oggi abbiamo questo pacco. Ok, non ha riso. Abbiamo questo pacco arrivato da Amazon in cui, per una gustosissima offerta, ho trovato in bundle il gioco più il primo volume del manga a 38 euro. Se contate che nei negozi il gioco costa sulla cinquantina più o meno, direi che il prezzo è abbastanza buono, considerando anche che c'è il primo volume del manga. E tra i suggerimenti c'erano anche il volume 2 e il volume 3 del manga, che sono, diciamo, 3,50 euro l'uno. E in più avevo un buono sconto di 5 euro, con cui ho deciso di pagarmi sostanzialmente la spedizione in un giorno. Infatti l'ho ordinato ieri, è arrivato stamattina mentre io ero al lavoro. E oggi andremo a vedere questi tre oggetti. Vieni, te lo regalo. Abbiamo... Non è assolutamente come me lo aspettavo. Abbiamo in primis il volume 2 e il volume 3 di My Hero Academia, edizione italiana, meno male. Prezzo di copertina 4,30€, su Amazon stavano a 3 euro, un poco più di 3,50€, quindi quasi un euro di sconto su ogni volume. E in più un bundle in esclusiva Amazon del gioco, appunto, My Hero Wants Justice per PlayStation 4, più quello che dovrebbe essere il primo volume del manga, che però è in un formato assolutamente non identico a quello dei due volumi regolari del manga. Però se è il primo capitolo, cioè se è tutto il primo volume del manga, ben venga. È fatto in carta di giornale, sostanzialmente. Vero? Sì, è una cosa abbastanza... Arriva... Ah, no, ok. Ho preso un'inculata, sostanzialmente, perché il... Sostanzialmente questo è solamente il primo capitolo del manga. Infatti, al fondo... c'è scritto: la storia continua nel volume 1, quindi ci sarà da recuperare il volume 1 del manga. Vabbè, tanto la storia la conosco. E poi il gioco per PlayStation 4, My Hero Wants Justice, che tra l'altro mi hanno detto che è un picchiaduro, non è assolutamente simile ai vari capitoli di Tekken, Virtua Fighter, Street Fighter, quei giochi lì, diciamo, tecnici, ma è una cosa molto più votata al fanservice e, dicono, anche abbastanza semplificata. Quindi adatto a me, che sono una pippa nei picchiaduro. Sostanzialmente è un gioco consigliato a chi? Ai fan, diciamo, dell'opera originale. Raduniamo tutto. La spazzatura. Ovviamente senza manuale, più un foglietto con 1000 punti di Epic Rewards Club,
che non so assolutamente cosa sia, sarà probabilmente il... Ah, ecco, sono per sostanzialmente vincere dei premi sullo store della Bandai. E poi il disco di gioco con la skin che riporta Midoriya, il protagonista del manga. Scegli tra eroi e villain e diventa il numero uno. Utilizza i tuoi quirk in scontri devastanti e distruggi l'ambiente circostante. Sì, perché ho visto qualche gameplay e le arene sono completamente distruttibili. Comunque, sostanzialmente questa è la mezza inculata che ho preso per il manga di My Hero Academia. Vabbè, ci compreremo il primo volume, e in più ho preso anche appunto il volume 2 e il volume 3 del manga, che mi appresterò a leggere, perché il manga adesso è più avanti rispetto alle tre serie che ci sono su Vid, e quindi voglio vedere come va avanti la storia. E in più mi sollazzerò con il videogioco per PlayStation 4. Magari potrei anche farci qualche diretta su YouTube. Concludiamo qui. Un saluto a tutti quanti voi, un buon weekend, un buon prosecuzione d'estate, anche da Niki, che saluta, ma non vuole farsi vedere perché è spettinata. Almeno parla. Arvezze. Arvezze. Chi non è di Torino, arrivederci. Ciao a tutti, ragazzi.